Ben ritrovati, ci ritroviamo oggi per parlare di un'opera, di un'altra opera fondamentale del Rinascimento italiano, più che del Rinascimento direi un simbolo dell'arte universale, qual è la Cappella Sistina di Michelangelo, che sarà introdotta un po' dal contesto. Prima fiorentino e poi romano, di questi meravigliosi anni, questi primi anni del Cinquecento, che rappresentano un po' il culmine dell'ideale rinascimentale, quale lo conosciamo come picco, diciamo, della produzione artistica italiana di quel periodo. Dunque, siamo rimasti, se vi ricordate, al ritorno di Michelangelo a Firenze, e in quegli anni, come forse vi ricordate, a Firenze non c'è solo Michelangelo, ma circolano altri artisti estremamente importanti. E se vi ricordate, Leonardo osservava il David di Michelangelo e partecipava alla commissione per decidere dove collocarlo in città. In quegli anni, anzi qualche anno prima, Leonardo da Vinci, che era tornato a Milano dopo praticamente 20 anni, dopo il suo soggiorno milanese, aveva prodotto il modello, probabilmente il cartone, per una composizione che doveva, diciamo, servire come pala d'altare per la Chiesa dei Serviti. Questa pala d'altare da Leonardo non fu mai realizzata, fu una delle opere, come tante che non furono mai realizzate da Leonardo. D'altronde il cartone stesso è andato perduto, quindi lo conosciamo solamente attraverso le fonti, che ci parlano di una Madonna con la Sant'Anna e il bambino, composizione replicata, diciamo, in un altro cartone, che è quello della Sant'Anna con la Vergine, il bambino e San Giovannino, che non deve essere, probabilmente non era una replica esatta, ma comunque la composizione ci può dare un'idea di quello che doveva essere il cartone perduto, che è, diciamo, la versione londinese della Sant'Anna con la Vergine e il bambino, di cui abbiamo la versione dipinta a Parigi. Quindi Leonardo comincia a riflettere, comincia a pensare a come dare una sua versione di questa iconografia chiaramente fondamentale nella produzione artistica, chiaramente non solo rinascimentale, ma diciamo della cristianità. Come vi dicevo, appunto, questi due artisti, soprattutto Leonardo e Michelangelo, che sono in aperta competizione, ma anche, come abbiamo visto, Raffaello, si osservano l'un l'altro. E negli stessi anni Michelangelo dà prova di questa sua riflessione personale sul gruppo della Madonna col bambino, in questo caso in versione scultorea, in due realizzazioni, in due tondi. La Madonna Pitti, che è oggi al Bargello, e anche qua vediamo appunto questa riflessione di Michelangelo sul bassorilievo e su questo rapporto tra madre e figlio, e questo appunto studio di composizione, sempre con scusate, sempre con questa grande attenzione alla diversa resa delle superfici, quindi la pelle, il tessuto e questa specie di non finito, che è proprio un po' dello sfondo e che di parecchie parti del tessuto, che in questo caso contrastano con alcune parti
soprattutto del viso della Vergine, ma con una relazione molto più complessa, ad esempio nel viso del bambino Gesù. Quindi appunto una riflessione su questa iconografia che già Leonardo stava studiando. Leonardo, come sappiamo, volevo giusto ritornare un attimo, studia questa composizione creando una sottospecie di figura unica in cui una figura si sovrappone all'altra, quindi questa Sant'Anna che sostiene sulle sue mani, in parte sulle sue ginocchia, la figlia, che si appoggia appunto su una delle sue gambe, che a sua volta mantiene in braccio, tra le sue mani, il figlio. Quindi nonna, madre e nipote che cominciano praticamente a costituire una specie di figura unica, di figura accorpata. La seconda composizione, su cui cominciamo a vedere appunto una sovrapposizione anche dei personaggi tra la Vergine e Gesù Bambino, è il Tondo Taddei, sempre di questi stessi anni, dove appunto abbiamo questi tre personaggi, come nella composizione leonardesca senza la Sant'Anna, che cominciano a organizzarsi in una relazione appunto sempre inclusa in questo tondo. Qua la tecnica scultorea è ancora più basata sul non finito, come vedete sullo sfondo ci sono ancora dei colpi molto grossi di gradina, di scalpello, e alcune parti invece sono particolarmente pulite, come appunto il piccolo Gesù e il viso della Madonna, e una parte dello scollo del vestito della Madonna. E quindi Michelangelo comincia a riflettere appunto con diverse composizioni su questa iconografia. L'occasione per produrre un vero risultato appunto su questo modello, su questa composizione, gli viene dato da un personaggio che ci lega alla produzione di un altro grande nome di questo periodo, che è Raffaello. In effetti questo signore che voi vedete alla vostra sinistra è Agnolo Doni, è un banchiere molto ricchissimo fiorentino che si era fatto da sé, quindi molto orgoglioso anche del suo percorso personale, che oltre appunto ad avere la possibilità di poter spendere molto denaro, era anche un appassionato collezionista non solamente di arte, curioso di arte, ma anche di antichità. Quindi aveva per esempio una bellissima collezione di gemme. Agnolo Doni identifica nel giovanissimo Raffaello, che era un pittore non ancora conosciutissimo e non certo il magnifico pittore che diventerà a Roma, ma cui nome comincia già a circolare a Firenze, come colui che poteva realizzare un suo ritratto e allo stesso tempo un ritratto della sua o futura o giovane sposa, Maddalena Strozzi Doni, ovvero la figlia di un'altra famiglia di potentissimi banchieri, che Agnolo Doni aveva sposato proprio nel 1505 e con cui andrà a vivere in un bellissimo palazzo che arrederà con i migliori pezzi di mobilio e opere d'arte, e quindi appunto comanda Raffaello un duplice ritratto. Questi ritratti hanno una datazione abbastanza oscillante, non sappiamo esattamente se sono stati realizzati in occasione del matrimonio, in occasione del completamento, diciamo, del tra virgolette nido d'amore della giovane coppia Doni, oppure in occasione
appunto del completamento e quindi dell'entrata nella nuova stanza decorata dei coniugi. Questi due ritratti dimostrano molto bene l'attenzione che Raffaello comincia a avere non solamente verso la pittura chiaramente fiamminga, con questa attenzione al paesaggio che era già del suo maestro Perugino, ma distaccandosi dalla tradizione peruginesca e grazie anche appunto alla conoscenza della pittura fiamminga, Raffaello si apre ad altri modelli. E anche qui ovviamente, soprattutto se guardate alla Maddalena Strozzi, si può chiaramente identificare il modello a cui guarda Raffaello in Leonardo, perché chiaramente un eco è quello sicuro della Gioconda. Raffaello inoltre riesce a descrivere con grande perizia i tessuti particolari, come quello dei gioielli, con grande eleganza, e quindi vedete anche la veletta trasparente, il gioiello che pende dal collo, un'eleganza e una capacità di riprodurre i diversi elementi della figura, che evidentemente saranno le basi per il suo futuro successo. Ma non voglio dilungarmi troppo sui ritratti di Raffaello, perché volevo giusto presentarvi, grazie a questi ritratti, i due personaggi che ci legano invece all'opera che analizzeremo insieme, che porrà le basi proprio per conoscere meglio il Michelangelo della Cappella Sistina. E sto parlando del Tondo Doni. Dunque, il Tondo Doni è stato è legato alla committenza dei coniugi Doni, e anche qui la datazione di questo tondo è un po' complicata da identificare. Potrebbe essere stata realizzata, questo tondo Doni potrebbe essere stato realizzato in occasione del matrimonio, o in occasione piuttosto, e forse la forma e alcuni dettagli che vedremo insieme sembrerebbero più indirizzare più verso questa seconda ipotesi, per la nascita della figlia della coppia Doni Strozzi, ovvero di Maria Doni, che venne battezzata l'8 settembre, ovvero il giorno della Natività della Vergine, e quindi probabilmente potrebbe essere appunto legato a un'opera d'arte ricordo di questo avvenimento. In effetti, Michelangelo potrebbe aver realizzato questo dipinto anche appunto ricordo di alcuni avvenimenti della famiglia. C'è un episodio da raccontare, ovvero pare che Michelangelo avesse richiesto ad Agnolo 70 ducati per la realizzazione del Tondo Doni, e al momento del pagamento Agnolo a Michelangelo gliene dà solamente 40. Michelangelo, furioso, non gli consegna il quadro, che poi gli consegnerà in un secondo momento, solamente dopo il pagamento di 140 ducati, ovvero il doppio della somma pattuita all'inizio. Questo per dire che già nel 1505 o 7, che bisogna un po' appunto vedere
per quale occasione questo dipinto è stato realizzato. Michelangelo è già un artista assolutamente autonomo, molto cosciente delle sue possibilità e quindi assolutamente libero di relazionarsi con i suoi committenti nella più grande libertà. La composizione di questo quadro è veramente particolare, soprattutto non convenzionale. Probabilmente, ecco, questo volevo farvelo vedere, che appunto nella nuova, nel nuovo allestimento delle stanze degli Uffizi, dove tutti e tre i quadri sono conservati, il Tondo Doni è oggi accanto ai due ritratti dei committenti. Vi dicevo, la composizione è particolare perché potrebbe richiamare un quadro di Luca Signorelli, anch'esso agli Uffizi, La Madonna col Bambino tra gli ignudi, che era stato realizzato probabilmente per Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, che voi adesso conoscete bene, ed era nella Villa Medicea di Castello, e anche questo nome dovrebbe già dirvi qualcosa. Per inciso, Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, che abitava nella Villa Medicea di Castello, è il committente della primavera e probabilmente della nascita di Venere di Botticelli. Anche qui, in questa composizione di Signorelli, la Madonna col Bambino è in primo piano, mentre nello sfondo si vedono alcuni ignudi, ovvero dei giovani adolescenti atletici nudi che appunto occupano lo sfondo insieme a alcune architetture e un arco roccioso nel paesaggio. Perché questa composizione è particolare? Questa composizione è particolare perché normalmente i personaggi della Santa Famiglia sono tutti e tre sullo stesso piano, mentre qua sono su tre livelli diversi. San Giuseppe è, diciamo, più sullo sfondo, Gesù che occupa una specie di spazio mediano e Maria in primo piano. Gesù sta passando praticamente da un piano all'altro, aggrappandosi ai capelli della madre, e sembra praticamente che San Giuseppe lo stia passando in qualche modo verso il primo piano occupato dalla madre. La composizione generale sembra indicarci un'iconografia che rappresenti il cammino dell'umanità dal passato più remoto verso la cristianità, verso la contemporaneità cristiana. Questi nudi nello sfondo rappresenterebbero dunque i giusti non battezzati, ovvero coloro che non hanno conosciuto il Nuovo Testamento, quindi non sono vissuti dopo la nascita di Gesù, ma prima, quindi nel passato pagano, ma che essendo giusti sono stati salvati per decisione di Gesù una volta sceso agli inferi e quindi appunto resuscitati nel momento del giudizio. In realtà appunto questi giusti non guardano verso il futuro, cioè verso di noi, ma guardano tra loro. Questi nudi rappresentano appunto questo spazio più lontano, diciamo, da noi, spazio che è occupato in posizione mediana da un bambino che è chiaramente identificabile nel San Giovannino per chiaramente il suo bastone che termina con la croce e il suo abbigliamento, e in effetti San Giovannino San Giovanni Battista rappresenta appunto l'avvento del Salvatore, l'avvento di Cristo, e appunto chiaramente il momento del suo battesimo, quindi l'avvento del Nuovo Testamento, ma pur
parlando dell'avvento e pur rappresentandolo, è pre-cristiano, quindi appartiene alla frase pre-cristiana e come i giusti ignudi resta al di là di questo parapetto che probabilmente rappresenta appunto la cesura tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Rimane al di là, però lui guarda al futuro, guarda a Gesù che appunto rappresenta questa nuova vita verso il futuro. Questa interpretazione potrebbe essere appunto anche supportata dall'idea di questo germoglio che potrebbe rappresentare la nascita di Cristo e quindi il crescere di una nuova vita. La rappresentazione di Maria e Giuseppe e quindi la relazione che essi instaurano con il bambino è particolare. Appunto, sembra proprio che il bambino voglia avanzare e in qualche modo Giuseppe e Maria, i cui mani si intrecciano sul corpo del bambino, cerchino in qualche modo di trattenerlo dall'avanzare. L'interpretazione potrebbe essere quella secondo cui Gesù avanza verso il futuro, quindi vuole avanzare nella sua vita e quindi chiaramente avanzare verso il suo sacrificio, e questa interpretazione potrebbe essere avallata dall'idea di questo libro abbandonato, il libro diciamo di lettura della Vergine, che se vedete bene è rinchiuso con una specie di segnalibro, che poi è la parte che serve anche a chiuderlo, che è inserita a metà delle pagine. Quindi le pagine lette sono chiaramente rappresentative dell'Antico Testamento, le pagine ancora da leggere sono ancora da scrivere perché rappresentano il futuro della storia di Gesù. Qui questo momento in mezzo, diciamo, alle pagine lette e a quelle ancora da leggere, rappresenta il momento presente, ma probabilmente la Vergine ha una sorta di presagire, riesce in qualche modo a presentire il futuro del figlio e quindi in qualche modo cerca di bloccarne l'avanzamento verso il futuro. Ora, come vi dicevo, ci sono diverse interpretazioni parecchie su questo quadro e quindi senza entrare in particolari troppo complicati, una delle interpretazioni è legata anche al fatto che Maddalena Strozzi ebbe parecchie gravidanze che purtroppo non andarono a buon fine, soprattutto terminarono nella nascita di bambini che morirono molto, cioè praticamente alla nascita, e quindi morirono senza ricevere il battesimo, che potrebbero essere in qualche modo riecheggiati dai giusti dietro le spalle della Santa Famiglia in primo piano, e finalmente l'arrivo di Maria Doni, cioè della figlia che chiaramente fu invece battezzata, e in onore del quale questo quadro può essere stato realizzato anche per la forma che rappresenta appunto un desco da parto, ovvero queste forme rotonde che richiamavano questi oggetti che erano delle specie di vassoi tondi su cui si usava a servire il brodo alle puerpere e che quindi per traslato iconografico rappresentavano la forma di un quadro che veniva offerto in occasione di una nascita o di un battesimo, potrebbe appunto apportare un dettaglio all'interpretazione iconografica del tondo Doni. La cosa che ci interessa, l'aspetto che più ci interessa di questo quadro è chiaramente la struttura compositiva. Come potete vedere, la Vergine è in una posizione particolarmente complessa, una specie di torsione piuttosto violenta, in cui le gambe sono dirette
verso la nostra destra, mentre il busto ruota su se stesso e si dirige verso la sinistra, rotazione sottolineato anche appunto dalla posizione della testa. Ecco appunto questa specie di diciamo di diagramma che ricostruisce un po' la forza anche della composizione totale. Come vi dicevo, era Leonardo che appunto stava studiando questi gruppi compositivi uniti di più personaggi che realizzavano una specie di forma unica, e anche qua Michelangelo, completando questa riflessione con una fortissima torsione che praticamente coinvolge i tre personaggi. Michelangelo, dobbiamo ricordarlo, era soprattutto in questo momento uno scultore, scultore che soprattutto durante la sua prima esperienza romana era potuto venire a contatto con i grandi esempi della scultura classica, tra cui il fatidico Laocoonte, di cui avete sicuramente già sentito parlare, che avete già, se non sbaglio, analizzato, che si trovava nelle collezioni papali, quindi fu esposto nelle collezioni papali e nel belvedere che si stava organizzando, di questo giardino del Papa dove venivano esposte le migliori opere scultoree delle antichità. E oltre la torsione appunto della Vergine, che riprende appunto il mastodontico fisico del Laocoonte, quindi del personaggio centrale del gruppo, cioè del padre, e qua volevo appunto farvi vedere l'idea della torsione del corpo ripresa dal Laocoonte, alcune delle posizioni degli ignudi nello sfondo sono riprese sia dal, ad esempio questo, dal dettaglio laterale di uno dei due figli, e possiamo anche vedere un dettaglio sulla destra che può richiamare in certo modo sia il personaggio a destra del Laocoonte, sia le altre grandi sculture classiche del cortile del Belvedere, come l'Apollo e un'altra scultura che chiaramente rimane negli occhi di Michelangelo, che è chiaramente il torso del Belvedere. Queste tre sculture, il Laocoonte, l'Apollo e il torso, saranno dei punti di riferimento per Michelangelo in tutta la sua produzione, non solo scultorea, ma come vedremo anche pittorica. Dunque, se ben vi ricordate, Michelangelo fu poi richiamato a Roma, e nel 1508 Giulio II lo chiama a Roma per realizzare la decorazione del soffitto della Cappella Sistina. Allora, vi ricordo che la Cappella Sistina si chiama Sistina a causa di un altro papa, che è Sisto IV della Rovere. Sisto IV della Rovere aveva fatto ridecorare completamente questa grande cappella estremamente importante, non solamente da un punto di vista storico-artistico chiaramente, ma soprattutto dal punto di vista del funzionamento della chiesa, perché è una specie, passatemi il termine, di Parlamento Vaticano, ovvero è qua che si eleggono, i cardinali si riuniscono per eleggere il Papa. Adesso volevo farvi vedere un attimo, vediamo se riesco nella mia operazione. Ecco, qua vedete che questa è la Basilica di San Pietro, con Piazza San Pietro davanti, e questa è la Cappella Sistina. Dunque qua
avviene appunto, questa è la Biblioteca Vaticana e questa è la Cappella Sistina. Ora qua forse riusciamo a vedere se il video va avanti. Ecco, questo appunto è il, adesso forse è meglio ritornare nei nostri, nelle nostre immagini, ecco, quindi questa è la cappella dove venivano, dove vengono ancora oggi eletti i papi, quindi noi siamo abituati a vedere la fumata bianca o nera uscire dalla Cappella Sistina. La Cappella Sistina era stata decorata già al tempo di Sisto IV della Rovere da un'imponente decorazione, quindi se già i pavimenti che risalgono appunto ai pavimenti tardomedievali erano già in loco, abbiamo tutto un ciclo di decorazioni tardo quattrocentesche con i migliori artisti dell'epoca che vanno da Botticelli a Perugino, tutto di Cosimo Rosselli e tutto un gruppo di pittori toscani e centro italiani che avevano decorato i muri della cappella con storie di Cristo e di Mosè. All'inizio Giulio II nel 1508 chiede a Michelangelo solamente di sostituire al cielo blu ornato di stelle, il cielo blu stellato che copriva la volta, una decorazione ad ornamento geometrico più i 12 apostoli. Michelangelo rilancia proponendo una struttura più complessa che culminerà, allora ecco qua, volevo farvi vedere la struttura delle pareti, quindi abbiamo ancora le scene fine quattrocentesche realizzate appunto da questo equipe di pittori che lavorarono alla fine del Quattrocento. Qua abbiamo tutta una serie di falsi arazzi che poi saranno completati dagli arazzi raffaelleschi, su cartone raffaellesco, e quindi Michelangelo doveva cominciare la sua decorazione nella secondo ordine diciamo decorativo delle pareti e poi occuparsi della volta. Ecco qua sono le due serie delle pareti, quindi vedete la parete di destra e la parete di sinistra, e dal secondo registro della decorazione in su Michelangelo sviluppa la propria idea. Ecco, poi ritorneremo un attimo indietro. Quindi Michelangelo, invece di questo cielo, al posto di questo cielo stellato, vuole realizzare un ornamento geometrico ai 12 apostoli, ma propone invece più di 300 figure che si adattano a una prospettiva architettonica fittizia della volta. Quindi un insieme estremamente studiato, dove Michelangelo non solo decora e realizza delle figure umane, ma pensa, studia e compone tutta una specie di rete che questi personaggi umani, in cui questi personaggi umani devono adattarsi e muoversi. Michelangelo appunto realizza, e adesso volevo farvi vedere, scusate se faccio avanti e indietro in continuazione, ma vediamo se, ecco, se riesco a farvi vedere. Allora, questo è il sito molto bello dei Musei Vaticani, dove potete vedere veramente delle immagini molto ben definite, e volevo farvi vedere, c'è questo tour virtuale in cui possiamo spostarci. Allora, vedete il... vedete, lo possiamo vedere molto più da vicino. Quindi realizza questa enorme composizione adattando le pose e le prospettive dei personaggi proprio a una visione, come se fosse realizzata da sotto in su verso una struttura architettonica
reale, struttura architettonica che in realtà è completamente fittizia. La cosa interessante è da sottolineare che Michelangelo disegna e compone le sue figure proprio se fossero viste appoggiate a questa struttura, e il miglior esempio è proprio la figura di Giona, che è il punto di connessione tra la volta e il muro di fondo della cappella, che è visto proprio di scorcio come se fosse appunto appoggiato solamente a questa balaustra e penzolante, diciamo, verso il basso. Dal punto di vista iconografico, la cappella della cappella, ecco, vediamo il dettaglio di Giona proprio a conclusione della volta vista dall'entrata. Dal punto di vista iconografico, la Sistina è un'immensa Bibbia illustrata. L'idea è quella di realizzare di descrivere la storia della creazione, dalla Genesi, dal racconto della Genesi fino alla fine dei tempi. Adesso ricominciamo un attimo qua. Quindi, diciamo, dall'inizio della creazione, quindi da questo punto venendo in avanti, attraverso appunto la descrizione della Genesi, attraverso gli episodi della vita di Mosè e della vita di Gesù, che come abbiamo visto erano già stati realizzati sulle pareti, e finalmente ad arrivare alla vita degli apostoli rappresentata sugli arazzi realizzati su cartone di Raffaello, che dovevano ricoprire questi falsi arazzi sulle pareti. Gli arazzi di Raffaello sono chiaramente, per ragioni di conservazione, conservati ai Musei Vaticani, ma proprio alla fine di febbraio, proprio in occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello, sono stati per una decina di giorni rimessi in loco, e quindi finalmente la Cappella Sistina poteva fregiarsi della sua intera decorazione, con, diciamo, la parte fine quattrocentesca, la meravigliosa volta di Michelangelo, gli arazzi raffaelleschi e la conclusione, dunque questa fine dei tempi, realizzata nel giudizio finale sempre da Michelangelo, ma molto, molto successivamente. La lettura, come dicevo, inizia da Zaccaria e procede nei medaglioni. Abbiamo appunto la struttura, ve la faccio vedere, ecco qua, che si vede meglio. Quindi abbiamo Giona e Zaccaria dalle due estremità, abbiamo l'inizio della Genesi, quindi facciamo, ecco, le storie centrali così si vede meglio. Abbiamo la separazione della luce dalle tenebre, la creazione degli astri e delle piante, la separazione dalla terra e dalle acque, ovviamente la creazione di Adamo ben nota, la creazione di Eva, il peccato originale, la cacciata del paradiso, e qua diciamo che sono le sei scene della Genesi. Se vogliamo essere più precisi, sono le prime tre giornate della creazione: la creazione dell'uomo, la creazione della donna, peccato originale, cacciata dal paradiso terrestre. Questa zona coincide con la zona riservata al personale ecclesiastico, mentre queste tre scene rappresentano la parte, adesso ve la rifaccio vedere, in cui potevano entrare i fedeli.
Qui invece abbiamo tre scene della vita di Noè, quindi abbiamo il sacrificio di Noè, il diluvio universale e l'ebbrezza di Noè. Oltre a questa struttura centrale abbiamo le vele angolari e le vele laterali, dove sono rappresentate delle storie bibliche nelle laterali e delle storie della salvazione di Israele nei pennacchi, quindi siamo chiaramente ancora nell'Antico Testamento, e nelle vele gli antenati di Cristo, quindi normalmente in coppia o a due o tre personaggi dell'albero genealogico di Cristo, e poi abbiamo negli interspazi tra le grandi scene centrali e il raccordo con le pareti, abbiamo le sibille e i profeti. In più, discendendo, adesso vi rimetto il PowerPoint perché mi è più comodo mostrarvelo qua. Allora riprendiamo un po' nella nostra analisi, nelle mie immagini. Allora qua vedete la struttura, dunque nei pennacchi abbiamo detto le storie della salvazione di Israele. Poi abbiamo le sibille e i profeti con questo giallino più chiaro, le storie centrali che abbiamo già analizzato, nelle vele gli antenati di Cristo, mentre nelle lunette, come dicevo, raccordo tra le pareti e la volta, abbiamo profeti e sibille pagani che sono seduti su dei troni. Adesso ve lo faccio vedere per poi ritornare. Vedete queste grandi figure gigantesche che sono sedute su dei troni marmoree che si raccordano con la struttura di separazione delle parti di narrazione centrale, che si alternano tra più piccola e più grande. Come vedete, nella parte più piccola sono associati a quattro figure di nudi che osserveremo un po' più tardi. Qua vi avevo messo le differenti scene con i soggetti delle varie parti, e quindi vedete la parte anche appunto dei soggetti, le prime tre della creazione, gli altri sei, la relazione tra Dio e gli uomini e Adamo ed Eva e la caduta e la cacciata dal paradiso, e le ultime tre scene sono quelle riguardanti Noè. Quello che volevo farvi vedere era appunto l'idea di questa separazione tra la parte di Noè che diciamo corrisponde alla parte dove potevano rimanere i fedeli, e il resto della composizione che invece corrisponde alla parte dove c'erano i chierici. Allora ritorniamo all'analisi della struttura. Ecco qua potete vedere appunto la rappresentazione. In queste nicchie sono rappresentati invece i papi, e siamo ancora sulle pareti, le lunette che rappresentano appunto il punto di transizione tra la parete e la volta sono occupati gli antenati di Cristo, e così come le lunette, e poi abbiamo profeti, sibille e le storie centrali. Se vogliamo cominciare ad osservare, ecco qua avete una scena di insieme. Allora, per cominciare un po' a raccontarvi come Leonardo iniziò a lavorare, bisogna dire che Leonardo cominciò a lavorare dalla parte del diluvio universale.
In realtà Michelangelo, a parte l'esperienza, che anche questa non era chiaramente andata a buon fine, della battaglia di Cascina, la battaglia che doveva realizzare ad affresco su uno dei due muri del Palazzo dei Cinquecento, della Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, e anche qua diciamo sempre in competizione con Leonardo, che invece doveva realizzare sulla parete opposta la battaglia di Anghiari. Michelangelo non aveva mai realizzato un affresco. Michelangelo era uno scultore che non aveva proprio idea di come realizzare un affresco di queste dimensioni, e tra l'altro senza aiuti. Allora aveva chiamato qualche collega fiorentino che era più addentro alla tecnica, l'aveva fatto venire con lui a Roma, e dopo qualche giorno in cui si era addentrato un po' nella tecnica, li aveva licenziati di malo modo, dicendo che aveva preso quello che poteva prendere e che chiaramente il resto l'avrebbe fatto da solo, perché sapeva meglio lui di loro che cosa bisognava fare. Quindi si ritrova da solo a dover realizzare un affresco che è visibile a 21 metri di altezza. Qui, per darvi un'idea, vi avevo messo, ecco, vabbè, qua è la situazione della Sistina come la si visa oggi, più o meno, e quindi potete vedere rispetto tra, diciamo, più o meno tra le teste dei visitatori, le miliardi di teste dei visitatori e l'inizio della volta, sono 21 metri, quindi una lontananza, diciamo, enorme tra lo spettatore e l'opera. Quindi, come vi dicevo, Michelangelo comincia dalle storie, ecco qua, adesso poi ci ritorneremo, dalle storie di Noè e soprattutto dal diluvio universale. In effetti qua Michelangelo comincia con una tecnica che si rende ben presto conto del fatto che non sia la migliore, ovvero comincia a dipingere dei quadri con figure molto piccole, con una struttura molto complessa, con diversi piani, dove c'è un primo piano, un piano di fondo, una specie di sequenza sia di dimensioni che di azioni, che ci porta a leggere la composizione da sinistra a destra, con notevole dispiego di anatomie, di espressioni, eccetera, e si rende conto che per dipingere composizioni di questo tipo non solamente le figure sono troppo piccole per essere ben identificate dal fondo e che quindi non sono particolarmente leggibili, e soprattutto è un'enorme perdita di tempo, cioè ci si mette, Michelangelo impiega moltissimo, quindi non avrebbe mai potuto mantenere i ritmi, diciamo, allucinanti, perché se pensate che la Cappella Sistina è stata completata nel 1512, iniziata nel 1508, finita nel 1512, e con un anno praticamente di intervallo che rappresenta il 1510, dove Michelangelo, per tutta una serie di capricci suoi e del Papa, non lavora, dicendo che il Papa non lo paga, non gli corrisponde quello, il prezzo pattuito, e quindi smette di lavorare, un ritmo massacrante. Questi alcuni dettagli, come vedete è uno scultore che dipinge, le anatomie sono alcune, sono veramente proprio molto simili a quelle che abbiamo visto nel Tondodoni, con queste torsioni, con questo studio molto, molto approfondito delle posizioni e della muscolatura. Michelangelo si rende conto molto velocemente che invece la tecnica da adottare, anche per velocizzare la realizzazione del tutto, è quella di rappresentare le figure molto più grandi, senza piani complessi, quindi senza una complessità di composizione, e quindi continua secondo questo nuovo stile, diciamo, questa nuova maniera di dipingere. Qua vedete appunto un particolare interessante, qui il peccato originale è appunto rappresentato non dalla mela ma da un fico, e questo serpente di forma femminea
dà nella mano di Eva tenta Eva con un fico, e quanto belli e giovani sono Adamo ed Eva alla sinistra, quindi prima della caduta, tanto sono brutti, diciamo, abbruttiti e con delle forti linee marcate di espressione e vecchi al momento della cacciata. Allora, volevo tornare un attimo, appunto, ecco, alla creazione. Quindi, se riesco a prendere, forse qua si vede meglio, ecco. Dunque, inizia invece dal punto di vista cronologico, la creazione inizia con la divisione, diciamo, tra la luce e la creazione della luce e dell'ombra. Quindi Dio qui da una parte, appunto, vedete il buio e la luce, poi la creazione degli astri, quindi vedete il sole, la luna e la vita vegetale, con questa rappresentazione di Dio estremamente inedita e estremamente potente, visto di faccia e visto di terga. Con la rappresentazione anche appunto dei glutei di Dio, non solamente dei suoi piedi. E beh, proseguiamo con l'acqua e la terra, la separazione delle acque dalla terra, per arrivare poi alla creazione di Adamo, che è chiaramente una delle immagini, vi faccio vedere qualche dettaglio. Con la creazione di Adamo, che è chiaramente una delle immagini più conosciute, più anche riprodotte della storia dell'arte, dove il momento appunto del tocco, del passaggio di questo afflato vitale tra Dio e Adamo, non si capisce se è già avvenuto o stia per avvenire, quindi non sappiamo se Adamo si sta appena svegliando, si è appena svegliato, sta per svegliarsi, però appunto questa tensione di questo minuscolo spazio tra le dita è quella che appunto rende anche questa composizione con questo Dio Padre attorniato in questo mantello da questa nube di angeli e di cherubini è particolarmente forte come appunto come immagine. E chiaramente potete vedere come l'immagine di Adamo è stata tratta come sempre da una scultura che è la statua, la scultura dell'iconografia del Nilo. Qui ve la mostro una copia romana di un originale greco dei Musei Vaticani, ma chiaramente anche da un punto di vista appunto del ricordo, anche dal torso del Belvedere Vaticano che abbiamo già visto. Una curiosità, questo dettaglio è un dettaglio che sembra un'eresia a dirsi, ma non è stato dipinto, ovvero era stato dipinto da Michelangelo, ma è stato ridipinto, quindi vedete qui una grossa crepa che proseguiva, che aveva fatto saltare completamente le due dita di Adamo, e già alla fine del Cinquecento, quindi le due dita di Adamo si erano fracassate per terra da 21 metri d'altezza, e un pittore della fine del Cinquecento ha dovuto riprendere il dettaglio delle dita di Adamo. Volevo, questo Domenico Carnevali, alla fine del Cinquecento, ha ridipinto il dito di Adamo. Ecco, volevo farvi vedere anche un po' il modo di dipingere, il modo di concepire l'immagine di Michelangelo. Quindi abbiamo detto che Michelangelo è piuttosto un pittore scultore, uno scultore pittore, e in effetti studia e realizza le sue figure con un grande studio delle anatomie. E partendo da una riflessione veramente in termini di ombra e luce, proprio come fa uno scultore per realizzare
le sue sculture per studiare le volumetrie e l'incidenza della luce sui volumi. Volevo farvi vedere appunto un po' il nostro punto di contatto tra il Tondodoni e la Cappella Sistina. Naturalmente avete già visto la presenza di questi colori particolarmente sgargianti, particolarmente acidi, e possiamo vedere anche questa idea della torsione che si trova particolarmente nel profeta Isaia, in questa figura che ci ricorda anche molto la posizione della Madonna del Tondodoni. In questo caso il profeta Isaia si volta, richiamato dal suo giovane assistente, da questi ragazzini che assistono i vari profeti, e si volta mantenendo il corpo completamente fisso, e alla metà del corpo, quindi la parte inferiore, non si muove, e mentre la torsione violenta è rappresentata appunto dalla parte superiore, la cui parte cui busto va da una parte e il volto e quindi il collo va nella direzione opposta. E questo è anche sottolineato dalla presenza del mantello. Come vedete, in questo caso anche questa simbologia del libro, con questo segnalibro che in questo caso è la mano del profeta, questo libro chiuso ma semiaperto, è particolarmente indicativa e ci riporta alla composizione del Tondodoni. Qua vi volevo far vedere il dettaglio, passo un po' di palo in frasca, ma più o meno poi ci ritroveremo. Nella tecnica a fresco di Michelangelo, vedete come Michelangelo dipinge con delle pigmenti colori puri, quindi dei pigmenti senza leganti, per sottolineare la tridimensionalità di alcuni dettagli, insiste tempera, a secco, quindi sull'affresco asciutto insiste ancora con dei dettagli apposti a tempera. Quindi qui vedete come sottolinea particolarmente alcuni dettagli dando un notevole rilievo, e anche questo è chiaramente un riflesso dato dal suo pensare come scultore. Qui vi mostro la Sibilla Libica, sempre per mostrarvi anche qua, vedete anche qua la presenza di questi sorta di putti aiutanti, la posizione in violenta torsione scusate, della Sibilla, e torsione e particolare equilibrio anatomico che è sottolineato dalla posizione di questi piedi quasi sulle punte, che danno proprio la spinta quasi rotatoria per la posizione di estrema torsione del busto dalla vita in su della Sibilla, e possiamo veramente sbirciare nel lavoro di Michelangelo grazie a questo bellissimo disegno preparatorio del Metropolitan, che ci fa vedere come, scusate, sto facendo un disastro, aspettate che ritorno, ecco, che ci fa vedere proprio come Michelangelo comincia a riflettere sulla struttura della composizione. Vi faccio vedere il dettaglio, questo è il fronte retro, cioè un disegno in cui è stata utilizzata sia la parte appunto di il recto e il verso dello stesso foglio. Michelangelo comincia così, quindi disegnando a punta nera un'immagine della rotazione delle gambe, abbastanza un'idea buttata giù così, una specie di schizzo, e con appunto un dettaglio anche di un ginocchio, e dopo questa prima idea molto così con delle sfumature molto veloci, lavora un disegno molto molto più preciso. Chiaramente l'anatomia è quella di un giovane di studio, quindi è parte da un'anatomia maschile,
dove appunto studia sia dei dettagli del volto, sia dei dettagli della mano, sia, come vedete, tre volte il dettaglio dell'appoggio sul piede, e poi studia con grande attenzione l'anatomia e soprattutto il dettaglio muscolare, talmente in dettaglio che prende ad esempio degli appunti su il numero delle costole che dovevano essere rappresentate, oppure vedete con questi piccoli accenni, in questa linea, con questo piccolo cerchio qua e qua, dove avvengono le principali torsioni muscolari, e quindi vedete che aggiusta secondo la torsione muscolare. Anche qui un riflesso tipico dello scultore, che deve pensare in maniera tridimensionale il muscolo, quindi non solamente bidimensionale. Questa maniera tridimensionale è chiaramente tradotta nella maniera di disegnare, che forse qua vedete anche meglio, di utilizzare la sanguigna in modo sfumato, in modo tratteggiato, e con questi rialzi di biacca bianca che vengono appunto a creare i punti luce in modo da creare appunto i volumi. A seconda del tratteggio, Michelangelo realizza appunto diverse modi di rappresentare sia i volumi sia i dettagli. Uno degli aspetti più interessanti di Michelangelo, che era stato decisamente tenuto sotto, diciamo, sottotono fino al restauro che la volta ha conosciuto negli anni Ottanta, è stata la sua capacità coloristica. E Michelangelo utilizza la luce per costruire i volumi, questo è vero, chiaramente, come ripeto ancora una volta, come uno scultore. Qua lo potete vedere in questa bellissima figura della Sibilla Delfica, il volto della Sibilla è in metà in ombra e metà in luce, con questi tocchi di luce molto violenta che costruiscono appunto l'intero volume del volto, ma anche appunto come grande colorista. Durante il restauro degli anni, tra gli anni 84 e l'89, abbiamo potuto riscoprire, grazie a questo restauro, le grandi doti di colorista di Michelangelo, con questi colori cangianti, questi cangiantismi estremamente violenti che si sostituiscono un po' al chiaroscuro, a quello che era stato appunto l'utilizzo del chiaroscuro da Giotto in avanti, quindi invece degli accostamenti estremamente violenti appunto di questi colori puri, che sono proprio quelli che diventeranno tipici del manierismo, quindi di Andrea del Sarto, di Pontormo, di Rosso, che diventeranno appunto questi cifra del manierismo fiorentino, derivano proprio da Michelangelo. E qui possiamo vedere come in effetti avevamo perso questa caratteristica di Leonardo attraverso appunto lo sporco, la polvere e la perdita di colore, la perdita soprattutto di brillantezza del suo colore attraverso i secoli. In effetti qua vedete come questi colori aranciati, questi gialli, questi verdi estremamente violenti e potenti sono ritornati dopo la pulitura. Ecco, arriviamo a un altro elemento fondamentale della decorazione della volta, che sono questi ignudi, questi personaggi estremamente curati ed estremamente studiati, che sono ai quattro angoli delle piccole figure della zona centrale. Adesso non so se posso ritornare indietro per farvi vedere. Ecco, in effetti vedete che qui ad associarsi alle piccole scene della parte centrale ci sono queste grandi figure di ignudi. Ecco, allora qua sto
e centrali, vediamo se si vedono un po' meglio, ecco sì, qua vedete appunto nelle 1, 2, 3, 4, 5 scene, le 5 scene piccole della parte centrale sono ognuna attorniata da questi 4 ignudi. In effetti alcuni critici già all'epoca suggerivano il fatto che Michelangelo si era occupato quasi più di questi ignudi che della realizzazione delle scene centrali. In realtà questi ignudi sostengono appunto dei medaglioni bronzei che contengono ancora una volta delle storie, degli episodi biblici, mentre loro rappresentano da un punto di vista anatomico proprio il ricordo dell'eterna bellezza dell'arte classica e quindi della riproduzione di queste statue che Michelangelo divorava con gli occhi, queste statue antiche presenti nelle collezioni papali che Michelangelo divorava con gli occhi, ma anche rappresentano i moti dello spirito. E in effetti vediamo come le espressioni di questi ignudi rappresentano proprio ognuna le diverse espressioni umane. Anche qua vedete come è insistito con i ritocchi a tempera. In realtà è interessante notare come Michelangelo ha utilizzato, qua vi volevo far vedere appunto due delle anatomie degli ignudi, ma se ritorniamo in questo caso, ad esempio soprattutto in questa coppia, vedete come Michelangelo ha utilizzato lo stesso cartone prendendolo e ribaltandolo da recto a verso, quindi dovete immaginare appunto questa figura ribaltata in maniera speculare e quindi ad accelerare il processo di disegno della figura, il processo di indicazione generica della figura sull'affresco tramite appunto l'uso di un cartone. Poi ha chiaramente variato la posizione del braccio esterno, ma più o meno anche in questo caso vedete come la struttura della figura è più o meno la stessa e poi appunto Michelangelo si diverte a cambiare soprattutto la posizione del polpaccio o del braccio. E qua vedete appunto come Michelangelo aveva realizzato dei milioni di disegni, di milioni probabilmente no, ma sicuramente delle centinaia di migliaia di disegni e ne distrusse moltissimi prima della sua morte. Quindi vedete qui come appunto l'anatomia associata all'espressione. Michelangelo, che non può essere considerato un artista manierista, o almeno non si autodefinisce come tale, ma lo diventerà proprio come fonte del manierismo successivo, vedete come realizza delle figure particolarmente serpentinate, come questa specie di S, come questo Manasse, o delle figure aperte o chiuse. Scusate di nuovo. Dunque questa può essere considerata una figura chiusa, quindi ripiegata su se stessa, mentre vedete come delle figure aperte, come questa straordinaria figura che appoggia questo polpaccio sul supporto, no? Come si dispiega invece in maniera completamente opposta rispetto alla figura chiusa precedente. Michelangelo in effetti si trovava anche davanti a un altro grosso problema, come lavorare in fretta e da solo, quindi a 21 metri di altezza, lasciando la cappella aperta, perché la Cappella Sistina doveva continuare a svolgere il suo ruolo di luogo di culto. In realtà Michelangelo riesce a lavorare strutturando una specie di impalcatura che lascia, diciamo, la parte inferiore libera, quindi lui può lavorare nascosto, diciamo, da un'impalcatura che gli riserva solamente la parte delle specie delle puntate che coprono la cappella da una parte all'altra e che quindi costruiscono una specie di tetto
temporaneo su cui lui può lavorare, ma chiaramente, come si può vedere dal disegno che lascia, della descrizione di come lui lavora, doveva essere appunto una posizione estremamente scomoda, e soprattutto è stato un lavoro titanesco per arrivare a concludere un affresco del genere in meno di 4 anni. Nel 1510, in realtà, quando appunto Michelangelo fa questa pausa, un po' di ripicca contro il Papa, una parte della cappella è già visibile e siamo praticamente sicuri che alcuni artisti ne avessero in qualche modo avuto un'idea, un eco, o comunque forse addirittura avessero cominciato a vedere le prime realizzazioni di Michelangelo. La cappella fu un successo immediato, tanto che molte delle figure divennero veramente una cifra iconografica per gli artisti contemporanei. Qui vedete per esempio il Polifemo di Sebastiano del Piombo, che riprende esattamente l'anatomia di uno degli ignudi, e qua siamo alla Farnesina a Trastevere circa nel 1512, quindi lo stesso anno di apertura della cappella, d'apertura celebratissima della Cappella Sistina, e qua vedete ancora prima, nel 1511 circa, la ripresa della posizione di Eva che raccoglie il fico dal serpente tentatore, ripresa da Tiziano nella moglie che cerca di difendersi dalle pugnalate del marito geloso. Poi Giulio Romano riprenderà chiaramente la stessa immagine per l'immagine, diciamo, della torsione per il Polifemo dipinto a fresco per Palazzo Te a Mantova, ma forse l'omaggio più grande che possiamo vedere dell'opera di Michelangelo è quello del suo contemporaneo geniale, che è Raffaello, che nel cartone preparatorio per la scuola di Atene del 1509, cartone che voi dovete conoscere bene perché è alla Biblioteca Ambrosiana, è il tesoro, forse il gioiello più prezioso della Biblioteca Ambrosiana, Raffaello aveva lasciato un grande spazio davanti, aveva già rappresentato Leonardo nelle vesti di Platone, ma nella realizzazione finale della scuola di Atene nelle stanze vaticane ha aggiunto Michelangelo, quindi il Michelangelo in primo piano che avete qui nell'affresco finito, è stato proprio inserito all'ultimo momento come omaggio, appunto il ritratto di Michelangelo come omaggio probabilmente alla Sistina, che si sarebbe svelata in tutto il suo splendore di lì a poco. Mi sembra di avervi già detto abbastanza, se non troppo, e quindi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione per questo lungo viaggio all'interno della Sistina.